Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di una retrospettiva storica e tecnologica. Apple II contro Apple II Plus e manuale utenti. Sono due giganti di retrocomputing queste due macchine, ma in questo podcast non ci porremo il quesito se sia utile o meno collezionare tale hardware. In questo podcast ci limiteremo a fare un viaggio nel tempo, approfondendo le due macchine con i relativi manuali utenti. Andiamo con ordine. Apple II fu il secondo computer prodotto da Wozniak e Jobs, ma il primo computer prodotto in modo industriale. Fu venduto da Apple dal giugno del 1977 sino al maggio del 1979. Durante questi 23 mesi Apple ebbe a vendere 4,8 milioni di pezzi. Era il primo home computer immesso sul mercato. All'epoca la RAM costava tantissimo ed era il componente elettronico più costoso da mettere in un computer. Apple II aveva 4K di RAM, ma la macchina era potenzialmente espandibile sino a 64 KB. Risoluzione di testo 40 colonne per 24 righe, 16 colori. Risoluzione grafica 2,80x192 pixel con 6 colori. Oggi sarebbero dati ridicoli. Con il passare dei mesi sulla motherboard fu aumentata la RAM disponibile offerta in bundle alla macchina, ma Apple II sulla scheda madre non andò mai oltre i 16 KB di RAM. Il Basic Apple Soft non esisteva, c'era solo Integer Basic, un ROM che non gestiva i numeri con la virgola e non gestiva la notazione scientifica dei numeri, elaborava solo numeri interi compresi più o meno tra meno 32.600 e più 32.600, quindi rendetevi conto voi. Non c'era lo slot AUX sulla motherboard, non c'era chip audio e video dedicati, audio monofonico che era gestibile solo dalla CPU. Non c'erano i tasti mela piena e mela vuota. Apple II poteva essere collegato ad un monitor oppure a una TV NTSC ed aveva la presa per collegarsi ad un registratore. Sulla tastiera c'era il tasto Repeat che permetteva di ripetere più volte i caratteri sullo schermo, perché altrimenti, mantenendo premuto un tasto sulla tastiera, non succedeva niente ed il computer non ripeteva il carattere premuto. Non c'erano le minuscole. A livello di circuiteria era praticamente un terminale. Qui erano stati aggiunti una CPU, MOS 6502, un po' di RAM e 6 slot collegati. Un home computer decisamente primordiale agli occhi di un osservatore del XXI secolo, ma per il tempo, sia per il 1977, lontanissimo 1977, Apple II era decisamente più potente ed economico di tanti altri computer del tempo. Vi invito a visionare il podcast IMSAI 8080 e T99, il link lo trovate in descrizione. Andiamo adesso ad esplorare il manuale utente di Apple II, Reference Manual del lontanissimo 1978, che ci porterà indietro nel tempo a vedere Apple cos'era 2 quella Reference macchina. Manual, gennaio 1978, nell'uno, nel cuco, quando non c'era proprio nessuno. Apple 2 Reference Manual. Andiamo a vedere questo manuale di questo storico computer. Questo è del 1978. Ok, Getting Started, che cosa si trova sul computer? Apple Integer Basic, da notare c'era solamente questo. Apple Firmware, che cosa c'era? Apple Hardware, memoria, schemi elettrici, basta. Da notare come era stampato, questo era già stampato praticamente con praticamente una macchina da scrivere o qualche cosa, guardate com'è l'impaginazione orrenda, veramente quasi artigianale. Che cosa si scrive? Quando si sballava cosa si trovava? Ecco, non c'è nemmeno una fotografia, quindi dice nulla, è un pezzo di storia. Ecco, c'era solamente 16 KB, quindi praticamente una miseria. E c'era Apple Integer Basic in ROM. Ora poi vedremo, diciamo, come era inutile Integer Basic, perché lo spazio, diciamo, dei numeri che gestiva solo i numeri interi, non gestiva i numeri con la virgola, non gestiva i numeri reali e di conseguenza
era praticamente composto da variabili che appartenevano ad n, quindi veramente, veramente piccolo il dominio, diciamo, dell'elaboratore. Introduzione. Vabbè, qui se volete ve l'andate a leggere, è veramente preistorica questa cosa, scritto solamente a macchina in modo un po' approssimativo, senza fotografie, quindi non era sicuramente un manuale pensato per degli utenti che non avevano mai visto un computer, dato che non sapevano nemmeno cosa c'era, come era composto. Va bene, qui erano dati alcuni giochi, forse probabilmente istruzioni per fare delle cose col POC, perché ovviamente non c'era altro. Apple II Startup Version, cos'è questa roba? Oh, come caricare una tastiera. Ecco, qui c'è una cassetta, pardon, c'erano delle procedure da seguire perché in ROM praticamente non c'era nulla, non c'era assolutamente niente. Ecco, andiamo a vedere l'integer basic. L'integer basic era una cosa orrenda per chi lo sa, per chi ha avuto, che l'ha provato, l'ha sperimentato, praticamente numeri, uno spaccio di numeri veramente osceno, da meno 36.000 a qualche cosa a più 36.000, quindi senza numeri con la virgola, solo numeri interi, peraltro fino a 36.000 di conseguenza. Ecco, alcuni operatori che c'era possibile fare con Integer Basic, una programmazione proprio primordiale. C'erano alcune procedure che era possibile invocare, e poi sembrava più un computer fatto per appassionati che per utenti, che per un di home computing. Quindi già si vede che c'era soltanto le POC per fare qualche cosa. Non era sicuramente un messaggio di errore solo dell'Integer Basic, l'Apple Soft non esisteva. Teoricamente la macchina avrebbe potuto arrivare fino a indirizzare fino a 64K, perché il 6502 con 16 bit contatore di programma gestiva fino a 64K, ma la macchina non aveva più di 16K, perché all'epoca la memoria costava un botto, e quindi tutte queste locazioni teoriche che ci potevano essere erano essenzialmente inutili, perché le espansioni di memoria costavano tantissimo. Come si vede, il manuale è veramente preistorico, un pezzo di storia da conservare, questo dell'Apple II. E poi introduzione ad alcune subroutine. Non c'è nemmeno una fotografia, un disegno, sembra un accrocchio di roba appiccicata, scritta a macchina, tutta incollata, tutta in una, quindi praticamente è un manuale veramente preistorico, ma comunque ha il suo ricordo. Colori, non c'aveva praticamente niente, non, niente. Un po' di Basic per fare qualche cosa, si può caricare qualche cosa da cassetta e basta. Che cosa c'era nel film? C'era un piccolo monitor, l'editing del terminale, simile a un terminale, alcune funzioni matematiche, poco altro. Questi erano comandi del monitor che erano stati introdotti, quindi linguaggio macchina, che non si poteva certo proporre un manuale del genere così a delle persone che non avevano mai visto un computer. Questo poteva andare bene a degli ingegneri che studiavano ingegneria o elettronica e che quindi erano già cromo avanzato, ma a dei bimbetti praticamente non si poteva sicuramente vendere un prodotto simile, pieno di numeri, pieno di cifre, ingestibile, completamente ingestibile dai bimbetti. Questi poi però l'Apple II lo trovarono nelle scuole, perché ci incominciarono a fare delle esercitazioni con il Basic, ci misero praticamente un'espansione l'Apple Soft, ma comunque ebbe a vendere. Queste sono le istruzioni del microprocessore 6502, l'architettura del 6502, comandi, l'hardware dell'Apple II. Eccole qua,
espansioni da 8K, 12K, quindi voglio dire. E qui erano istruzioni su come utilizzare la macchina. Il manuale già dice tutto di quanto fosse. Ecco, questa è la scheda della macchina, che era completamente diversa da quello che poi sarà Apple 2C, Apple 2, Apple 2GS. Connettore, va bene. Circuiteria. Non era questo un manuale che poteva essere dato come un computing a dei bimbi che non aveva mai visto un computer, questo è più che palese, ma comunque poteva essere una macchina che poteva essere venduta ad alcuni centri di calcolo, poteva essere venduta all'università, poteva essere venduta nei college, poteva essere venduta agli studenti universitari che facevano ingegneria. Ok, passiamo oltre. Apple II Reference Manual, questa è la versione di Wozniak, firmata, e era anche quella che poi davano con Apple II Plus. Già si vede che era completamente differente, perché era se non altro impaginato da Apple Computer, c'è cioè il segno dell'Apple Computer, e quindi andiamo a vedere un manuale tecnico per Apple II per il personal computer. Che cosa si troverà approcciando alla macchina? Capitolo 1. Come conversare con gli Apple, qui prendere il sistema del monitor e l'organizzazione della memoria, strutture di input e output, hardware e configurazione dell'hardware, appendici, istruzione 6502, locazioni speciali, glossario, bibliografia. Introduzione, ecco, andiamo a vedere. Tenete presente che questo manuale andava collegato, se uno se lo comprava, con la scheda di Apple Soft, quindi Apple Soft lo davano o con un disk drive che veniva caricato praticamente da disco oppure da cassetta, quindi c'era Apple Soft Reference Tutorial, che il link lo trovate in descrizione, oppure uno ci comprava la scheda di espansione Apple II Language Card, che praticamente aveva i 16 KB, era già presente praticamente il linguaggio nella macchina, ma comunque mettendoci quella scheda ci s'aveva poi aggiuntivamente il Apple Soft Apple II Reference Apple II Apple Soft, scusate, Apple Soft Reference Manual, e quello, diciamo, quel manuale verde. Ci ho fatto il podcast sopra. Dunque, già si vede che è una macchina completamente diversa. Abbiamo già lo spinotto, c'erano già delle fotografie, quindi già qui si vede che è un manuale stampato in modo più umano e decente, con delle fotografie della macchina. La tastiera, cosa c'era? Eccola qui, c'erano già dei disegni e praticamente c'erano già delle modifiche, perché l'Apple 2 Plus era già un po' migliorato. Non ne ebbero a vendere molti perché Euro Apple, eccolo qui, Euro Apple, le modifiche per funzionare con la corrente, diciamo, europea, quanto per l'uscita PAL SECAM, mentre l'Apple 2 funzionava solo in NTSC. Ne abbiamo a vendere di meno dell'Apple 2 Plus, perché sostanzialmente, in sostanza, questi erano jumper da mettere, perché c'erano già altri computer come il VIC-20, il Texas Instruments T99 e l'Atari 400, che indubbiamente ebbero a vendere di più di Apple 2 Plus. Formato testo, che era rimasto praticamente uguale ad Apple 2, non è successo niente dal punto di vista di testo, risoluzione di testo e risoluzione grafica era lo stesso, lo speaker era lo stesso. Cosa strana, ecco, Apple 2 Plus era già presente sul mercato il Commodore VIC 20, che aveva solo 5K praticamente di RAM, però c'aveva già un chip dedicato al suono e alla grafica. È strano che su Apple non abbiano pensato di introdurre questi chip anche nell'Apple
Apple 2 Plus. Invece sugli Apple 2 praticamente la grafica è sempre stata gestita dal microprocessore quanto dal sonoro, e di conseguenza la parte multimediale degli Apple 2 non era particolarmente brillante, erano decisamente inferiori come capacità audio rispetto al Commodore VIC-20 e poi anche al Commodore 64 nei confronti di Apple IIe e Apple IIc, mentre in termini di risoluzioni grafiche da Apple IIe la situazione era un po' differente rispetto a Commodore VIC-20 e a Commodore 64, quanto Apple IIe e Apple IIc erano come grafica un po' meglio, superiori a Commodore 64 e VIC-20, anche se non avevano gli sprite. Vabbè, io qui vi ho fatto un lungo excursus, mi sono fermato, vedi che è Apple 2 Plus, questo è appunto il manuale per Apple 2 Plus. Andiamo a conversare in una parola grossa, diciamo cosa si trovava con praticamente codici, l'utilizzo della tastiera, autostarter, reset in ROM, una serie di funzionalità, il monitor. Questo indubbiamente era già il linguaggio macchina, quindi non c'era nemmeno una pagina di Basic, quindi dice già tutto, perché uno se lo voleva il Basic se lo doveva comprare, ve l'ho già detto, con Apple Soft, c'era il manuale a parte. Quindi questa macchina non comprendeva, nell'Apple 2 Plus non comprendeva Apple Soft. Se uno voleva lo comprava come pacchetto software oppure appunto come espansione di memoria, che c'era appunto il manuale aggiuntivo successivamente. Qui, come si vede, veniva a mancare nell'Apple 2 e Apple 2 Plus, mancava tutto praticamente l'interprete Basic, mentre c'era un interprete Integer Basic primordiale in Apple 2. In Apple 2 Plus, senza Apple Soft, praticamente si andava più indietro che avanti. Locazioni speciali del monitor, mini assembler, organizzazione della memoria, eccole qua. Questo è l'Apple 2 Plus, di solito fu venduto con 16K, ma poi successivamente sulla motherboard arrivava fino a 48K. Cioè, no, era possibile comunque espandere Apple 2 Plus con delle espansioni di memoria. Il link lo trovate in descrizione, dove ho parlato del podcast sulle espansioni storiche per le macchine Apple 2. Configurazione RAM a blocchi, quindi già le cifre che vedete 4, 16 erano già, dice già tutto. Locazioni, la pagina 0, ecco, molto nota a chi programmava in Basic. Strutture di input e output, vediamo cosa c'era. Le periferiche, tutto praticamente si basava su interfacce, perché praticamente a parte la tastiera non c'era altro, oltre che all'uscita, diciamo, per i joystick. Quindi c'era da settare i vari dip switch in modo da praticamente far collimare la macchina con le espansioni e l'hardware che ci si collegava. Configurazione dell'hardware, qui c'è il microprocessore, eccolo lì, questa è la scheda madre, e si vede qui c'era praticamente la scheda madre dell'Apple 2. Questi sono gli slot. E come si vede qui, questa nell'Apple 2 non c'era la scheda AUX. Ora vediamo se c'è anche una foto della Apple 2 Plus, dove invece c'era il connettore AUX e che quindi permetteva di fare più cose. Questa è la scheda madre dell'Apple 2. Va bene, andiamo oltre. I jumpers, appunto, la tastiera, circuiteria, cos'è questa qui? Qui sono gli slot, circuiteria degli slot, gli schemi elettrici, circuiteria degli schemi elettrici, istruzioni del 6502, ecco, eccoci qua, l'architettura del 6502. Ok, vediamo se poi è spiegato. Ci sono anche le istruzioni, però non vengono spiegate istruzione per istruzione in modo dettagliato, però comunque veniva dato il codice assembly 6502.
operatori esadecimali, locazioni speciali, c'era qualche cosina in ROM che qualche cosa faceva, con le varie risoluzioni grafiche appunto, che supportavano, 8 colori, il listing delle autostart, questo era gli stati di quello che c'era in ROM, la procedura di autostart, che era questa, per chi era appassionato se la trovava già disassemblata per studiarla, quella che faceva buttare la macchina dal disk drive, e qui abbiamo tutto l'istato della ROM disassemblato. Questo è l'editor del monitor, anche qui lo abbiamo tutto disassemblato. Diciamo, queste cose ad un utente di home computing di sicuro non interessava, perché non sapeva una mazza, non aveva mai visto un computer, figuriamoci se poteva capire qualcosa del linguaggio macchina così sbattuto in faccia di brutto così. Poi abbiamo simboli speciali, caratteri speciali, vabbè, un glossario che non fa mai male. Ecco, come bibliografia, indice. Questa è come era fatta la macchina. Ecco, come si vede praticamente si può dire una cosa, che le differenze tra il manuale di Apple II era veramente preistorico, il manuale di Apple II Plus era un pochino meglio, ma veramente anche questo preistorico, e non erano entrambe macchine che potevano essere vendute come home computing, perché indubbiamente non c'avevano un interprete basic, o perlomeno andavano comprate a parte, c'erano manuali aggiuntivi. E il manuale poi vengono sbattuti in faccia una serie di nozioni che erano a livello alto, come le procedure dell'editing del monitor, quindi del linguaggio macchina e tutta un'altra serie di cose che indubbiamente un ragazzetto che a malapena sapeva attaccare una spina non gli si poteva sicuramente vendere un prodotto simile. Poi successivamente questo lo ebbero a modificare trasformandolo in Apple IIe, perché l'Apple II Plus non ebbe a vendere tanta roba, incominciò ad aprirsi il mercato dell'home computing con il Commodore VIC-20 e di conseguenza fu proposto poi Apple IIe. Ma questi, diciamo, Apple II e Apple II Plus non sono proprio macchine home computer, nel senso che sono più macchine dedicate, diciamo, a ingegneri, studenti dell'università, studenti del college, e quindi poi queste furono acquistate anche dall'università, l'Apple II Plus, e poi soprattutto l'Apple II, che erano già macchine che potevano essere adottate con un interprete basic. E quei primi che ebbero a vendere gli Apple II furono, diciamo, comprati in massa, perché il prodotto era nuovo e nessuno sapeva se era un computer. E poi furono venduti, diciamo, praticamente gradualmente all'azienda, alle piccole aziende o comunque qualche cosa, ma soprattutto alle case software, che incominciarono poi a produrre software per queste macchine. Questi, diciamo, io non li classifico proprio come home computer, perché indubbiamente, come si è visto, Apple II non c'aveva nemmeno un interprete basic Apple Soft, c'era solo l'integer basic, ma praticamente era quasi inutilizzabile. Apple II Plus non aveva l'interprete basic, quindi dovevi comprare a parte con Apple Soft, e quindi di conseguenza erano macchine che si spiegano già da sole del perché rispetto all'Atari 400 e VIC-20, che praticamente avevano già un mercato differente, si aprivano al mercato dell'home. E queste macchine indubbiamente non erano proprio adeguate, quindi Apple II e Apple II Plus non erano proprio adeguate per il mercato home computing, di conseguenza furono modificate. Per quanto c'è da dire che la RAM costasse poco, questa ne avesse di più, partiva con 16K, mentre con Commodore VIC-20 aveva praticamente 20K, ma era tutta ROM del Basic, e poi c'era 5KB di RAM, non ci si faceva praticamente nulla, ma comunque era una PlayStation minimamente programmabile. Questa non era una PlayStation, ma era programmabile. Successivamente poi indubbiamente fu espansa la RAM, perché scese di prezzo, aumentando la RAM era possibile fare tante più cose, e furono introdotti poi gli interpreti basic, che facevano praticamente da interfaccia per gestire questi computer. Poi successivamente furono tutti abbandonati gli interpreti basic in favore dell'evoluzione dell'Amiga e dei sistemi operativi con finestre, e anche Apple IIgs ebbe quindi a abbandonare
diciamo, tutta questa visione dell'interprete basic a linea di comando, se non, diciamo, c'era, ma solo in modalità di emulazione, perché Apple 2GS c'aveva praticamente un sistema operativo a finestre, per cui l'utente poteva anche non sapere nulla, una mazza di nulla, del basic o del linguaggio, ma andando a rufolare praticamente tale finestre trovava quello che voleva fare. Ok, dopo questa lunghissima pappia la puntata è finita, un saluto, ciao, alla prossima.